Benvenuti a questo nuovo tutorial che sarà piuttosto breve in quanto voglio parlarvi di una caratteristica specifica la quale mi ha fatto perdere un attimino di tempo e quindi per evitare che anche voi che mi seguite sul mio canale perdiate tempo per questa, chiamiamola pure stupidaggine, vi voglio presentare in dettaglio appunto questa caratteristica. Si tratta di impostare l'applicazione predefinita per aprire un file in GNOME 3. Ecco, parlo di GNOME 3 e non di Ubuntu o Unity perché, come saprete senz'altro, Ubuntu è basato su GNOME, quindi su GNOME 3, e quindi quello che sto per descrivere vale di base per GNOME 3 e quindi di conseguenza anche per Ubuntu con la sua Unity e naturalmente per tutte le altre distribuzioni che si basano su GNOME 3. Allora, di cosa sto parlando? Quando noi navighiamo fra i nostri file, le nostre cartelle con Nautilus, quindi il navigatore, l'esploratore di file e cartelle, noi semplicemente facciamo un doppio clic su un file, ecco qui uso un file immagine perché è più adatto didatticamente a spiegare quanto sto per spiegarvi. Allora, noi facciamo doppio clic e automaticamente si apre un applicativo presente sul nostro PC che ci apre l'immagine per farcela vedere. In questo caso andiamo a vedere cos'è. È il visualizzatore di immagini, quello standard di GNOME. Ecco, cos'è che voglio presentarvi specificatamente? Il fatto che proprio con il doppio clic venga richiamata questa applicazione per aprire l'immagine. Perché dico così? Perché un file, in questo caso immagine, ma può essere un documento, un qualsiasi tipo di file, un PDF qualsiasi, in questo caso è un'immagine e vedete che sul mio PC c'è apri con visualizzatore di immagini che è poi l'applicazione predefinita, quindi col doppio clic viene attivata questa, ma con apri con vedete che io ho altre, avrei altre possibilità di aprire l'immagine. Ho per esempio GIMP o Shutter che è l'applicativo per salvare screenshot, cioè immagini dello schermo, e il visualizzatore di fotografie Shotwell, che è, Shotwell sapete che è il gestore standard predefinito delle gallerie di immagini, degli archivi immagini sul nostro PC. Ecco, queste tre applicativi sono opzioni ulteriori di apertura del file, ma non sono predefiniti, quindi al doppio clic viene avviato visualizzatore di immagini. Per aprire questa immagine con un'altra opzione devo fare il tasto destro, apri con, e per esempio scelgo il visualizzatore di Shotwell. Ecco qua che ho aperto la stessa immagine con un altro programma. Per il problema che mi ha fatto perdere un po' di tempo e per il quale ammetto ho dovuto andare in rete, in internet, a cercare la soluzione perché a quanto pare non è così evidente ed immediata, è come faccio a cambiare l'applicazione predefinita. Quindi diciamo che se da adesso in avanti non voglio che al doppio clic parta il visualizzatore di immagini di GNOME, ma voglio che parta il visualizzatore di fotografie Shotwell, come faccio a spostare questo qua? Ecco, in un primo momento io ho provato ad aprire questa opzione, apri con altra applicazione, mi si presenta l'elenco delle applicazioni disponibili, fra le quali vedete proprio che in prima posizione c'è addirittura Shotwell, ma non essendo quella predefinita non importa la posizione qui, però non c'è il modo di dire ok, questa è quella predefinita, come faccio a sapere che è questa? Come faccio a cambiarla in questa? Ecco, con GNOME 3 questa cosa non è più qui. Perché dico con GNOME 3? Perché con il vecchio e ormai più o meno deceduto GNOME 2 in realtà si gestiva tutto qui, era possibile dire ok, prendi questa come quella predefinita o questa o un'altra. Qui non si riesce a farlo più da questa finestra, ma bensì bisogna farlo da un'altra finestra, che è, lo vediamo subito, si
sempre tasto destro sul file, proprietà, apri con, ecco qua, con NOM 3 la gestione dell'applicazione predefinita, vedete che è proprio qui ben dichiarata, applicazione predefinita, è gestita in quest'altra finestra, in una delle schede delle proprietà del file e non più nell'apri con come in NOM 2. Io francamente trovavo, non lo so, più intuitivo, più immediato avere tutto in un posto solo. Il tema è aprire il file, quindi io mi aspettavo di trovare sempre tutto in apri con. In realtà l'apri con l'hanno suddiviso in due posti e questo mi ha fatto perdere tempo, e ho cercato in rete e ho visto che diverse altre persone hanno fatto la stessa domanda, quindi non sono l'unico che non ci sono arrivato, diciamo. Ecco, allora per quello che ho deciso di fare questo piccolo video tutorial, per farvi vedere come si fa ad impostare o cambiare l'applicazione predefinita in NOM 3. Quindi, diciamo, io volevo cambiare da visualizzatore di immagini a Shotwell Viewer, quindi seleziono Shotwell Viewer e premo il pulsante qui in basso a destra, imposta come predefinita. A questo punto Shotwell Viewer è diventata quella predefinita e vediamo che se faccio il tasto destro sulla stessa immagine, adesso ho apri con visualizzatore di fotografie Shotwell e non più il visualizzatore di immagini, quindi col doppio clic adesso mi si apre direttamente il visualizzatore Shotwell e non più quello di GNOME predefinito. Vedete che ho cambiato l'applicazione predefinita. Prima di chiudere il tutorial rifaccio l'esercizio per riportare l'applicazione standard a quella di prima, giusto per rimostrarvi un'altra volta la strada. Quindi applicazione predefinita, visualizzatore di immagini, imposta come predefinita e siamo tornati come prima, doppio clic e voilà che si riapre con questa. Ecco, tutto qui, vedete che non è chissà quale nozione che vi ho spiegato oggi, ma siccome, ripeto, ha fatto perdere tempo sia a me andare a cercare in rete sia a tante altre persone che fanno la stessa domanda, ho deciso di farvi questo piccolo video per risparmiarvi la fatica. Spero vi sia utile, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ciao ciao e alla prossima!